Con quasi 60 milioni di abitanti e un numero ancora maggiore di turisti annuali, l'Italia è uno dei paesi più grandi dell'Europa. La sua ricca storia culturale e l'ampia diversità regionale hanno catturato le attenzioni di studiosi e viaggiatori da secoli, me incluso. Lasciando da parte quello che ci dicono i film e le medie, volevo rispondere alla seguente domanda: ma com'è realmente l'Italia? A tal proposito, ho deciso di trascorrere tutto il territorio italiano. Da Predoi, un piccolo villaggio germanofono in alto sulle Alpi, fino a Lampedusa, una remota isola mediterranea a soli 113 km dalla costiera tunisina. Per svolgere al meglio questa missione utilizzerò soltanto i mezzi pubblici, treni, pullman, traghetti e, dove questi non bastino, le mie proprie gambe. In 48 ore ce la farò? C'è un solo modo per scoprirlo. Allora, sono le 7 del mattino e stiamo pronti per iniziare la nostra giornata. Andiamo. Comincio il mio viaggio a Brunico, dove avevo preso una stanza nell'albergo la sera prima. Brunico, detto Brunico in tedesco, è il capoluogo della Valpusteria. A differenza della capitale altoatesina di Bolzano, che è ormai prevalentemente italofona a causa della migrazione interna, l'82% dei brunicensi parla ancora tedesco come lingua materna. Quasi tutti i cartelli stradali sono bilingue in italiano e in tedesco standard, proprio come quello di Berlino. Tuttavia, il dialetto locale è molto presente nella lingua parlata e per questo richiama qualsiasi piccolo paese dell'Italia. Una piccola percentuale della popolazione parla anche il ladino, un'altra lingua ufficialmente riconosciuta dalla provincia autonoma. La receptionist che mi ha aiutato a fare il checkout si sentiva chiaramente più adagio a parlare l'inglese che l'italiano, anche se fosse di nazionalità italiana. Dopo aver visto il mio passaporto americano, decise con sollievo di passare all'inglese. Anche i piatti tipici della Valpusteria possono sembrare più austriaci che italiani. Rindsboy, il ristorante dove avevo cenato una volta arrivato Brunico, proponeva una cucina con influenze da entrambi i lati della frontiera. Si poteva prendere paste, pizze e risotti, ma anche i Wiener Schnitzel goulash con cannedri allo speck. Contava anche che nel suo proprio birrificio si vede che la passione germanica per la birra è viva e vegetata in questa regione italiana. Da Brunico, la linea bus 450 mi doveva portare a Predoi, o più precisamente Cassere. Per il mio primo tentativo di salire sul bus, avevo aspettato sotto il segnale sbagliato per 5 minuti. Una volta passato il bus, l'autista mi ha indicato che lì non potevo salire e che invece dovevo aspettare alla fermata della stazione ferroviaria a circa 200 metri lungo la strada. Per me, questo contrattempo era soltanto l'ennesimo esempio di un orario degli autobus in Italia che da anni non corrisponde con la segnalettica per strada. Però dopo 15 minuti sono riuscito a salire sul prossimo bus. E potete solo immaginare la mia sorpresa nel vedere un impiegato comunale che smontava già il segnale obsoleto mentre siamo passati per il posto dove aspettavo prima. Dovevo controllare su Google Maps perché per un attimo credevo di essere in Svizzera. I critici diranno che questa efficienza altoatesina è soltanto dovuta ai fondi aggiuntivi garantiti dall'autonomia della regione, ma diciamoci la verità. Quei fondi avrebbero fatto una fine molto diversa nelle mani di un politico romano. Mentre ci dirigiamo più a nord, la Val dei Tures e la Orina diventa sempre più scarsamente popolata. La strada statale 621 segue il torrente Aurino, detto Ar, e adesso nasce dalla Vette d'Italia, una montagna situata al confine tra Austria e Italia. Le case tipiche di questa zona si chiamano Massi, oppure Bauernhof in tedesco. Sono caratterizzate dall'uso prevalente del legno, proprio come nell'Austria rurale. Ad ogni fermata, il bus veniva sempre più caricato da pendolari, escursionisti germanofoni e dipendenti degli alberghi tradizionali della valle. Forse la colpa era mia per aver scelto di fare questo viaggio durante un'ondata di caldo storica, ma già dalle 8 del mattino faceva un caldo infernale. Per questo ero rimasto molto sorpreso quando iniziavano a sorgere delle cime innevate attorno a me. Ok ragazzi, siamo ufficialmente arrivati alla fermata dell'autobus più settentrionale dell'Italia. Dopo aver fatto un po' di roleplay come boomer tedesco, mi sono avviato verso Fonte della Roccia, la frazione più settentrionale sia di Predoi che dell'Italia intera.
Pretoria è abitata da poco più di 500 persone. Qua però Pretoria è praticamente un nome straniero, visto che il 97% della popolazione è di madrelingua tedesca. In realtà, i pretoriani conoscono il loro comune come Pretau. Pretau si dota di un ampio parco naturale, di un'antica miniera e della famosa chiesetta di Santo Spirito. La chiesa fu costruita nel 1450 in stile tardogotico. Una volta era un luogo di adorazioni per i viandanti e minatori della valle, anche se al giorno di oggi è innanzitutto una meta turistica. Naturalmente rimane anche la chiesa più settentrionale dell'Italia. C'è un libro degli ospiti perché visita la chiesetta di Santo Spirito e un assortimento di cartoline in offerta. Ho preso un libretto sulla chiesa che diventerebbe il mio souvenir dell'Alto Adige. Il cammino verso Fonte della Roccia sarebbe stato l'occasione perfetta per immergermi nella serenità della natura, se non fosse per il costante ronzo di campanacci ed un mugito, insieme al puzzo di sterco che tende ad accompagnare tali suoni. L'allevamento bovino in Alto Adige risale a ben migliaia di anni. Infatti, una razza bovina molto rara, la Pustertaler, proviene da questa valle. A parte il fatto che le mie origini americane mi fanno un grande amante dei crispy McBacon, non so un cazzo di niente sulle mucche, quindi non vi posso dire con sicurezza se il bro qua è un esemplare o no. Senza dubbio però, sembrava il più figo. Quetzal, oltre ai bovini, gode di tante altre meraviglie del mondo naturale, ma non sono neanche un biologo, quindi meglio se vi lascio in silenzio ad ammirare quello che avevo ripreso. Bellissima la natura qua. Dopo tutto quel montaggio alla Rocky Balboa, ero finalmente arrivato a Fonte della Roccia, Tringstein nella lingua locale. Ammetto di aver speso un bel po' di tempo nel comprendere come esporre la mia bandiera italiana nella giusta direzione, ma alla fine ci ho preso. Ok, adesso andiamo a Lampedusa. Sulla via del ritorno alla fermata dell'autobus, mi sono fermato al centro informazioni, dove ho avuto possibilità di approfondire le mie conoscenze sulla zona. Nel 1991, lungo il confine italo-austriaco a circa 100 km di qua, fu ritrovato il corpo di Uzi. Risalente al 3275 a.C., Uzi è una delle mumie più antiche del mondo e risiede attualmente nel Museo Archeologico dell'Alto Adige a Bolzano. Ho pagato 6 euro per il ritorno a Brunico, proprio come per la prima tratta. Senza i gruppetti di escursionisti mattutini, i quali erano rimasti in montagna, l'autobus non era molto affollato. Per questo, il viaggio di ritorno era per lo più tranquillo, tranne quando l'autista quasi investì un camion trasporto legname mentre svoltava una curva stretta e doveva andare in retromarcia. Nonostante il trasporto affidabile e ben integrato dell'Alto Adige, gli autisti altoatesini sicuramente avranno qualcosa da imparare dalle loro controparti dell'Amalfitana. Ho cambiato bus a San Giovanni Steinpen per poi proseguire alla stazione di Brunico. Non mancavano diverse ulteriori fermate nei piccoli villaggi della valle. Stavolta però ho avuto la possibilità di osservare la Valle Pusteria completamente sveglia sotto il sole estivo. Arrivato a Brunico ho fatto una breve sosta al Lidl per comprare degli alimenti da godere mentre aspettavo il primo treno di questo viaggio. Avevamo solo 5 minuti per prendere questa coincidenza, ma ce l'abbiamo fatta.
Bolzano ci aspetta la freccia rossa 1000, la quale ci porterà fino a Bologna Centrale, uno dei nodi ferroviari più importanti d'Italia. Il mio vicino di posto era uno dei cagnoloni più bravi che avevo mai visto. Sul fatto che anche lui era un grande amante dei Crispy McBacon non ci piove. Infatti, solo guardandolo mi era venuto il fame e quindi ho trovato questo il momento opportuno per tirare fuori il mio golloso cornetto. A lasciare Bolzano inizia quella che ritengo sia una delle linee più panoramiche di tutto il sistema ferroviario in Italia. Il tratto da Bolzano a Trento è caratterizzato dalle sue ripide pareti di montagna. Queste montagne sono ancora più grandi di quelle di Predoe, o almeno sembrano così, per il forte contrasto tra di loro e i campi pianeggianti di mele e di vigneti che si trovano sotto. Passata una mezz'ora, raggiungiamo Trento, la capitale italofona del Trentino Alto Adige, dove una squadra romana di calcio giovanile si unisce alla nostra carrozza. Trento è la città più grande delle Alpi italiane ed è anche una delle città con la migliore qualità della vita in Italia. Un'altra mezz'ora ed entriamo nel Veneto, la seconda regione del nostro viaggio, dove facciamo una breve sosta a Verona. Qua le cime delle Dolomiti lasciano il posto alla pianura padana, la più estesa d'Italia. Quello fa sì che il passaggio dal Veneto all'Emilia Romagna è molto meno evidente. A questo punto attraversiamo anche il Po, il fiume più lungo d'Italia, che rappresenta anche il confine giuridico tra il Veneto e l'Emilia Romagna. Una volta che ci troviamo nell'Emilia Romagna, manca poco per raggiungere Bologna. Come tutti i treni di alta velocità, anche la nostra arriva alla stazione sotterranea di Bologna Centrale. Ovviamente questo significa che dobbiamo prendere la scala mobile per raggiungere la parte principale della stazione. Anzi, ne dobbiamo prendere due. Visto che avevo esaurito tutti gli spuntini che avevo comprato Brunico, ho deciso di fare un pranzo tardino. Anche nel lato di fare la cosa più patriottica che avevo mai fatto da italiano finto, non riuscivo a togliermi dalle mie usanze americane le più primitivi. Quindi sono andato da KFC prima di ritornare alla parte sotterranea della stazione. Purtroppo sono anche un po' deficiente e per questo sono salito sul primo treno che avevo visto con destinazione Napoli, senza accorgermi che in realtà il mio treno sarebbe dovuto arrivare al binario opposto. Così avevo fatto spostare le borse alla signorina accanto a me prima di rendermi conto che mi trovavo su una freccia rossa normale invece di una freccia rossa 1000. Senza farmi pagare, la capotreno aveva cambiato il mio biglietto a quello del treno giusto, la quale mi potrebbe fare il primo passeggero ad essere volontariamente declassato nella storia di Trenitalia. Anche a Firenze abbiamo fatto una breve sosta e ho approfittato di questa occasione per osservare i miei dintorni. Qua ho scoperto che i maranza fiorentini che vandalizzano la stazione ferroviaria hanno una grande affezione per il dio indiano di Shiva. Mi fa piacere del fatto che abbiano trovato una guida morale in questo simbolo religioso. Mentre abbiamo lasciato Firenze e siamo entrati nella campagna, sono stato accolto dalle dolci colline della Toscana. Mi ricordavano tutti i film italiani che avevo visto da bambino in America. Ho anche visto un grande assortimento di cappanoni industriali, però mi sa che stavo dormendo durante quella scena perché non ricordo di aver notato una cosa simile in sotto il sole della Toscana. Poco dopo le 21 attraversiamo brevemente l'Umbria, la quinta regione della giornata. Il treno passa per i comuni di Fabro e Orvieto, in provincia di Terni. Avvicinandoci al Lazio, quel sole della Toscana cominciò a tramontare, incluso sullo schermo presente a bordo. Ho approfittato di questa occasione per riprendermi nella finestra del treno. Oddio, sono proprio bello fisico. Mancava poco per entrare nell'Italia meridionale, quindi mi sembrava giusto prepararmi con degli altri spuntini presso a Bologna. Barrette e Kellogg's in estate. Non so cosa preferite voi ragazzi, ma personalmente sono un gran appassionato della pesca. Non appena avevo cominciato a godere della mia bevanda su costa, siamo entrati a Roma Tiburtina, la seconda più grande stazione della capitale. Mentre osservavo i romani che si accomodavano nei loro appartamenti accoglienti, ho iniziato a mettere in dubbio il mio grande piano di trascorrere le prossime due notti facendo fatica a prendere sonno sui mezzi pubblici. Infatti, stavo proprio cominciando a chiedermi se avrei avuto la possibilità del tutto di andare più giù di Napoli. Dopo aver salito per sbaglio su un treno più lento di quanto avessi programmato, controllavo costantemente gli orari per vedere se ce l'avrebbe fatta a fare coincidenza. Per il nostro arrivo alla più grande stazione d'Italia, Roma Termini, ho ricevuto un'informazione che in altre circostanze mi avrebbe fatto perdere la testa. Il mio Intercity Note era in ritardo di oltre 60 minuti. Così ho passato la prossima ora in pieno relax finché non è arrivato il momento di scendere a Napoli. Il monitor diceva che c'era ancora in ritardo di 45 minuti per l'Intercity, quindi non potevo fare altro che cazzeggiare nella stazione di Napoli Centrale per quel tempo.
Mentre Joker lavo con i pollici, sono stato finalmente interrotto dal meraviglioso suono dell'Intercity. Ammetto di aver fatto piovere un po' all'aver prenotato una cabina intera sulla carrozza Excelsior, ma secondo me i 269 euro ne valevano la pena per poter rinfrescarmi e passare questo tratto con più tranquillità. La cabina si dotava di 4 posti letto e un bagno con doccia. C'era pure AC, ma o non funzionava o il QI minimo per farla funzionare superava il mio. Il capotreno mi aveva anche ricevuto con un assortimento di bevande e spuntini, un modulo per ordinare la colazione e un kit di benvenuto da Trenitalia. Ve lo giuro, ragazzi, mi sentivo proprio un Ferragnis. Per coprire tutti i gruppi alimentari avevo anche portato un'ultima birra dall'Alto Adige. Se qualche tedeschino mi vuole sgridare per averla versata nel modo sbagliato, vi ricordo che dovevo tenere la videocamera. Cin cin. Semplice tappo. Aspettavo molto di più. Si vede che avevo proprio voglia di fare serata all'Excelsior. Soprattutto con tutte queste luci da discoteca che lampeggiavano fuori dalla finestra. La prima fermata dopo la mia salita era Salerno, ma visto che l'ora prevista del nostro arrivo era le 9:30 ed era già l'1 meno un quarto, mi preparavo per coricarsi. Ho rifatto il letto con le lenzuola fornite a me e ho chiuso le tende per la privacy. Nel frattempo, cercavo di non pensare a tutti i video spicy che sicuramente sono stati ripresi su questo proprio letto dai gentili passeggeri venuti prima di me. Qualche ora dopo avevo notato un brusco arresto. Eravamo arrivati a Villa San Giovanni, in Calabria, l'ultima città dell'Italia peninsulare. A Villa San Giovanni il nostro treno è stato diviso in due e caricato su un traghetto, con la mia metà destinata a Palermo e l'altra a Siracusa. All'improvviso, questa cosa di costruire un ponte iniziava a sembrare molto più ragionevole, nello scoprire che il sistema attuale di attraversare lo stretto di Messina consiste nel mettere un cazzo di treno su una barca. Ma io sono soltanto un ex comunitario di merda, quindi che ne so io. Mentre entriamo a Milazzo, mi sveglio pronto per aggredire la giornata. Una foschia mattutina giace ancora sulla costiera siciliana e una vegetazione verde ricopre il paesaggio a perdita di occhio. Intorno a questo punto il capotreno mi aveva portato la colazione ordinata la sera prima e una copia della Repubblica. Un po' strano secondo me, perché la carta igienica non mancava. Il cartello ferroviario indicando il nostro arrivo a Cefalù, la nota metà turistica della Sicilia settentrionale, era il mio segnale per fare da doccia. Poco dopo, i monti di Palermo iniziavano a farsi vedere, seguiti dai condomini della periferia palermitana. Alla vista di Palermo centrale, ho velocemente controllato la stanza prima di entrare nel corridoio e scendere, perfettamente a tempo nonostante i ritardi della notte scorsa. Fuori dalla stazione, si è subito immersi nella quotidianità meridionale. Auto, furgoni, motorini, monopattini e pedoni si organizzano incessantemente in un solo flusso di traffico, come per magia. Potevo trascorrere ore lì, osservando come ogni singolo elemento si unisce al sistema nel suo complesso. Invece, a Palermo ero già stato varie volte, quindi ho deciso di ritornare in stazione e di partire per un'altra città con le 3 ore che avevo a mia disposizione. Bagheria. Situati a 20 km a est di Palermo, i bagheresi numerano 50.000. Si vede che anche loro sono esperti nell'arte meridionale di parcheggiare a doppia fila. Oltre a questo, non sapevo un cacchio sulla città, quindi ho consultato una mappa turistica per orientarmi un po'. Ma tragicamente, parebbe che Godzilla aveva da poco invaso la città, perché la mappa mancava un'intera metà. F nella chat per i bagheresi, ragazzi. Avevo scelto Termini Imerese come ultima tappa prima di partire per la Sicilia meridionale.
Evidentemente, qual pizzo a Godzilla andava pagato? Ma vista la situazione a bagheria, chi sono io a pregiudicare? Passata un'altra oretta, era finalmente il momento di tornare in stazione e partire per Agrigento. A questo punto vi mostro la maglia Sardegna che avevo messo per non far ingelosire i nostri altri amici isolani, anche se saranno troppo occupati con le loro pecore per guardare questo video. La prossima parte del mio viaggio mi ha portato attraverso una zona poco conosciuta dell'Italia, l'entroterra siciliano. Quel paesaggio era dominato da campi agricoli, edifici abbandonati e montagne, prive di vegetazione per colpa del clima estivo. Il treno si fermò in alcuni piccoli comuni, però quasi nessuno scese a queste fermate intermedie. Proprio come me, la maggior parte dei passeggeri viaggiava il più a sud possibile, da Palermo ad Agrigento. Agrigento centrale era riccamente decorata, ma praticamente deserta. Uscendo fuori dalla stazione, ho visto per prima volta la costa meridionale della Sicilia. Non avevo tempo per oziare, però. Su internet non c'erano tante informazioni sul servizio di autobus ad Agrigento, e perciò avevo paura di dover camminare un'ora e mezza lungo la statale per arrivare ai moli di Porto Empedocle. Sono andato dritto dall'autostazione, dove per fortuna ho trovato un pullman con partenza alle 17:20, consentendomi di esplorare la città natale di Pirandello in pace. Mentre abbiamo lasciato Agrigento, ho colto scorci delle antiche rovine greche che circondano la città, incluso il Tempio della Concordia. Infatti, più di 2000 anni fa, Agrigento fu una delle più importanti polis della Magna Grecia, insieme ad altre città siciliane come Catania, Siracusa e Taormina. Al giorno di oggi, però, sono tutte troppo preoccupate per il nome di questa specialità per pensare alle loro origini nobili. Raggiungendo la fine della nostra ultima corsa in autobus, do un ultimo sguardo verso Agrigento prima di arrivare a Porto Empedocle. Per molti, Porto Empedocle sarà meglio conosciuto dal suo nome fittizio di Vigata. Questo perché la premiata serie TV Il Commissario Montalbano fu ambientata qua. In giro per la città c'erano tantissimi richiami a questo e allo scrittore Pirandello. Nel complesso, Porto Empedocle mi è sembrato un'incantevole località costiera. Tuttavia, era proprio qui che i primi indizi dell'altro lato della Sicilia meridionale iniziavano a farsi vedere: la crisi migratoria. Quest'oggi da Lampedusa, destinazione Porto Empedocle, 700 i migranti che verranno trasferiti con la nave Galaxy. Lampedusa ächzt unter einer Flut an Booten voller Migranten. The main dock in Lampedusa landed on the island of Lampedusa overnight. The Lampedusa. 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 L'Italia è sempre tra i primi paesi in Europa per numero di migranti. Più di 105.000 migranti furono sbarcati in Italia nel 2022, con quasi la metà di essi sbarcando a Lampedusa.
Fino a settembre del 2023, il 66% è sbarcato a Lampedusa. E secondo la famiglia che mi avrebbe alloggiato sull'isola, una parte significativa dei loro ospiti sono giornalisti, venuti proprio per indagare su questo fenomeno. Dall'esterno della recinzione del porto, ho visto un furgone della Polizia di Stato, insieme ad un gruppo di circa 50 migranti, appena scesi dallo stesso traghetto che dovevo prendere io. A parte me, tutti sembravano abituati a queste immagini. Né una coppia che passeggiava davanti, né i camionisti che stavano aspettando il traghetto hanno prestato attenzione. Poco dopo li ho raggiunti anche io al porto e mi sono preparato per un viaggio in traghetto che doveva durare quasi 10 ore. Si imbarca sul traghetto all'ingresso auto e poi si fa parecchio rampe di scale per arrivare al piano dei passeggeri. C'era un'ampia scelta di posti a sedere e anche dei saloni premium, dove l'equipaggio ci ha fatto passare la notte. La mattina seguente, prima di raggiungere Lampedusa, ho deciso di fare un'ultima tappa a Linosa, l'unica altra isola abitata delle isole Pelagie. Solo manciate di passeggeri sono scesi dal traghetto qua, principalmente in auto. Vicino al porto c'era un eliportale, l'unico altro modo per raggiungere l'isola. Mi sa che la prossima volta vengo un ubercopter, proprio come si fa a New York. Linosa si trova a 42 km a nord-est di Lampedusa e conta con poco più di 400 abitanti. Come le Hawaii, l'isola è di origine vulcanica. Inoltre, il suo isolamento permette lo sviluppo di una flora e fauna di una grande ricchezza. Anche nella stagione estiva si sentiva una profonda calma e un senso di immobilità, che sembrava solo crescere più mi allontanavo dalla battigia. Ok ragazzi, ci fermiamo qua perché in questo momento mi ero reso conto di aver perso il traghetto. Evidentemente ci sono due porti a Linosa. Il primo quello per traghetti per auto e il secondo quello per gli aliscafi, come l'aliscafo che dovevo prendere a Lampedusa. Tuttavia, Liberty Lines omette di menzionare questo fatto sui biglietti e non c'erano indicazioni sul posto. Stavo proprio iniziando a sentire la mancanza di Südtirol Mobile. In ogni caso, sono tornato in centro, dove ho esplorato una sala di test abbandonata, goduto di una birra locale e conosciuto gli unici carabinieri sull'isola. Può darsi che siano finiti in uno dei posti più sperduti del paese, ma almeno non hanno lasciato il posto fisso. Anche il giorno di oggi non ho ancora trovato degli italiani più sigma che loro. Con l'arrivo del secondo aliscafo ero finalmente ben avviato verso Lampedusa. Questa volta il viaggio ci è voluto a poco più di un'ora. E dopo aver lasciato lo zaino al mio Airbnb, mi sono subito partito per esplorare il centro. Lampedusa è un'isola molto più grande di Linosa e conta con oltre 6.000 abitanti. Si trova non solo al sud dell'Italia nella sua interezza, ma anche di due capitali africane, Algeri e Tunisi. A parte dal fatto che appartiene alla placca africana ed è circondata da decine di chilometri di mare in ogni direzione, Lampedusa sembra un paesino meridionale qualunque. Ci sono i soliti ragazzi in motorino, i soliti bambini che giocano a calcio, i soliti graffiti, piatti tipici, macchine e bandiere. E sì, anche nel comune più meridionale dell'Italia, la strada principale si chiama Via Roma. Io sono quello che si fida sempre del proprio senso dell'orientamento, quindi ho scelto di camminare i 2 chilometri verso casa, anche il buio completo. Su Lampedusa i lampioni praticamente non esistono fuori dal centro. Questo non sarebbe stato un grosso problema se non fosse per un gruppo di cani randagi che mi hanno inseguito a metà strada per quello che sembrava un'eternità. A malapena sono riuscito a non cagarmi addosso.
Alla luce della mia vittoria di Missouri, ho alzato la mia bandiera al ritorno a casa, come tradizione americana vuole. La mattina seguente, il proprietario dell'Airbnb mi ha portato l'altro capo dell'isola. Gli ho raccontato del mio per poco non sbranamento, ma senza preoccuparsi troppo, mi ha detto che sono innocui. Perciò, presumo che tutti i randagi lampedusani siano stati addestrati nell'arte di fiutare sangue extracomunitario. Almeno dopo la visita di Salvini nel 2020. Il mio primo obiettivo per il giorno era quello di bagnarmi nelle acque del Mediterraneo, e non c'era posto migliore di una spiaggia che è stata classificata tra le più belle del mondo, la spiaggia dei conigli. Come sapete tutti a questo punto, mi stanco un poco tempo delle solite attività turistiche. Per questo ho deciso di combinare i miei interessi per gli edifici abbandonati e i randagi nell'esplorare un canile abbandonato. Per chi ha paura dei cani, non voglio dare un'idea sbagliata. Ho visto di peggio in altre parti del paese. Basta che non girovaghi nella campagna a mezzanotte, come spesso faccio io, e non ti danno fastidio. Prima di ripartire per l'aeroporto, mi sono fermato un'ultima volta in Piazza Piave, dove i lampedusani ressero un memoriale per i migranti scomparsi nel naufragio del 2013, avvenuto a poca distanza dall'isola dei Conigli. 368 persone morirono, incluso bambini. Tutti i deceduti provenivano da Eritrea e da Etiopia. La loro barca salpò da Libia. Questo l'ho trovata altrettanto scioccante, visto che sono tutti quanti dei paesi nei quali il governo italiano provocò la morte di decine di migliaia di persone durante la colonizzazione. Qualunque sia la tua posizione sulla crisi migratoria, credo che molti italiani dimentichino di questa cosa. Ce l'avevo fatta, anche se l'improvviso sull'Inossa significava che ci avevo messo un poco più di 48 ore per arrivare a Lampedusa da Predoi. Ero comunque riuscito ad attraversare tutto il territorio italiano solo con mezzi pubblici. Mentre ammiravo l'immensità del mare dal finestrino, non riuscivo a credere che appartenesse allo stesso paese dei panorami alpini di 3 giorni fa. In quel tempo avevo attraversato 7 delle 15 città più grandi dell'Italia e la metà delle sue regioni. Lungo la strada ho trovato un'immagine incomparabile di diversità, ma anche le somiglianze le più inaspettate.
Soprattutto ho trovato un popolo che mi ha sempre fatto sentire come se fossi uno di loro. Vi amo tutti. A presto, Connor.